Radio Nowhere Blog. Beatrice d'Este, il diamante della corte del Moro. Scritto da Beatrice Gioia, letto da Giorgia Stanese. Beatrice bea, vivendo il suo consorte, e lo lascia infelice alla sua morte. Anzi tutta l'Italia, che con lei fia trionfante e senza lei cattiva. Ludovico Ariosto, Orlando Furioso, canto 42, ottave 91-92. Di Beatrice d'Este si parla poco, sebbene sia da considerare come una delle figure femminili più influenti del Rinascimento italiano. La storia ce l'ha fatta passare unicamente come una ragazza carina che ha avuto la fortuna di diventare duchessa di Milano, interessata solo alla moda e ad altre futilità, senza considerare l'impatto che la sua figura ha lasciato per tutto il resto dei secoli. Venuta alla luce nel 1475 alla corte degli Este di Ferrara, la sua nascita rappresentò immediatamente una delusione per la sua famiglia. Come una Lady Oscar ante litteram, il padre si aspettava il tanto atteso erede maschio e invece era sopraggiunta un'altra femmina. Così, subito in tenera età, Beatrice venne spedita come un pacco postale alla corte di Napoli presso il nonno materno, che era niente poco di meno che il re Ferrante d'Aragona. Finalmente lì visse un'infanzia spensierata, ritrovando tutto l'affetto che non era riuscita a guadagnarsi a Ferrara. Pareva infatti che il nonno le fosse devotissimo, tanto da negare ogni suo ritorno presso gli Este pur di tenerla accanto a sé. Per la piccola Beatrice questo rappresentò un vero colpo di fortuna, giacché in tal modo fu libera di ricevere una raffinata educazione e dare libero sfogo alla vivacità e alla curiosità che la contraddistinguevano. La sorella maggiore Isabella, l'intellettuale di famiglia, cercava sempre di contenere la sua esuberanza e insegnarle un po' di contegno, ma non c'era alcun verso. Beatrice era un vero e proprio vulcano di energia che sprigionava ovunque andasse, cosa che era decisamente apprezzata alla corte di Napoli, ma molto meno a quella di Ferrara. Fra le due sorelle non correva mai troppo buon sangue, forse a causa una sorta di gelosia mai dichiarata di Isabella nei confronti della sorellina minore, che la porteranno a intromettersi un po' troppo spesso nella vita di Beatrice, anche e soprattutto dopo le sue nozze. Infatti, guarda caso, verso il 1485 il duca Ludovico Maria Sforza, detto il Moro, soprannominato così per via dei lineamenti scuri, era in cerca di una moglie. Nonostante fosse ormai sulla quarantina, era ancora un uomo affascinante e molto colto, senza contare che era famoso in tutta Italia per la sua mente machiavellica e i pochi scrupoli a eseguire ciò che andava fatto per il bene del suo ducato. In teoria governava Milano in qualità di reggente per conto del nipote, ma nella pratica tutti sapevano che la città era in suo potere, il che lo rendeva un partito assolutamente appetibile. La sua scelta iniziale ricadde ovviamente su Isabella, la quale però era già stata promessa a Mantova, pertanto fu costretto a ripiegare su Beatrice, la minore. Una scelta che, come ammetterà poi il duca stesso nel corso degli anni, si rivelò il miglior dono che il cielo potesse concedergli. Il nonno Ferrante non era per niente contento di dare in sposa la nipotina così giovane, tanto che trovò ogni pretesto pur di ritardare le nozze e tenerla con sé il più lungo possibile. Tuttavia, alla minaccia di Ludovico di sciogliere la promessa e alle suppliche degli Este che avevano un disperato bisogno dell'appoggio di Milano, fu costretto a lasciarla andare. Nel rigido inverno pavese del 1491, con un tempo così freddo da far gelare il vino nel bicchiere, Beatrice d'Este raggiunse Pavia, dove andò in sposa a Ludovico Sforza. Ai festeggiamenti partecipò anche Leonardo da Vinci, il quale collaborò alle sfarzose cerimonie che si tennero presso il castello di Milano, con costumi e invenzioni pirotecniche sorprendenti per l'epoca. I mesi iniziali furono alquanto disastrosi poiché la nuova duchessa si mostrò timida e impacciata, ma evidentemente Beatrice aveva solamente bisogno di ambientarsi nella nuova corte, tant'è che già bella e aggraziata com'era, lontano dalla famiglia e dalla sorella opprimente, rifiorì di una luce tutta sua. Non ci mise molto a far innamorare perdutamente di sé il marito, che addirittura chiuse per sempre i rapporti che intratteneva da anni con l'amante Cecilia Gallerani, nota alla storia per essere l'ispiratrice del celeberrimo dipinto di Leonardo da Vinci, La Dama con l'Ermellino.
Ludovico abbellì per la nuova moglie il castello sforzesco di Vigevano affinché ella potesse disporre di una residenza di campagna non meno pittoresca di quella di Milano. Al giorno d'oggi, dove allora si trovava la loggia delle dame, ossia le stanze occupate dalla duchessa e dalle altre donne della corte, i vigevanesi narrano che nelle calde notti d'estate gli spiriti inquieti delle dame di Beatrice amino ancora passeggiare nel loggiato. Di certo la nuova duchessa era dotata di un bel temperamento focoso che non mancò di dimostrare in diverse occasioni. Pare che durante una passeggiata al mercato mentre pioveva si azzuffò con certe popolane che l'avevano insultata per via dei panni con cui lei e altre dame si erano riparate la testa dalla pioggia. Altera e ambiziosa, di persona dignitosa, di lineamenti belli sì, ma maschi, distinguevasi per un'aria grave e imperiosa. Vestiva principescamente, il suo sguardo respirava il comando, il sorriso non atteggiava il suo labbro, ma appariva però in esso una specie di giovialità di condiscendenza. Tale era questa donna che non poco impero seppe esercitare sul marito stesso, il quale tanto sapea raggirar gli altri. Mancava a Lodovico il Moro l'ardimento ed era Beatrice che in questa parte sempre veniva in suo soccorso. Se ti è piaciuto l'articolo, lascia pure un like a questo video e attiva la campanella per non perderti i nostri prossimi contenuti. Ti aspettiamo su radionower.it.